E perché secondo lei Stefano Parisi è quello più, diciamo, come ha detto lei, che riesce a cogliere maggiormente i bisogni all'interno della società in questo momento? Sì, io ho conosciuto Parisi l'anno scorso in occasione della sua candidatura al Comune di Milano e l'ho stimato perché mi sembra una persona che, come si suol dire, ha l'idea, cioè nella situazione italiana attuale politica mi sembra una persona che abbia buon senso, no? Di fronte a tante persone che invece hanno solo un senso comune. Dalla sua esperienza che viene dal mondo cattolico è molto frammentato in questo momento in politica. Secondo lei si può rimettere insieme oppure questo può provocare anche un'ulteriore crisi all'interno del mondo della politica, per esempio nel centro-sinistra? Sinceramente non lo so, cioè, è un problema che anche, non so se può, in quanto alla frammentazione del mondo cattolico, forse è meno di quello che sembra. Io penso che il grande problema del mondo cattolico è il grande problema del mondo di tutti, cioè l'astensione, no? La stanchezza riguardo della politica, che ha una sua ragione nella confusione della politica medesima. Come vede queste critiche che sono emerse in questi giorni alla Papa in materia di soprattutto politiche familiari, diciamo? Male, cioè mi sembrano indebite, è un po' esagerate, anzi esagerate, nel senso che non mi sembra che il Papa abbia modificato niente nella dottrina. Forse un modo diverso di comunicare, di comunicarle. So che si sta, a mio avviso c'è, diciamo, tutta una revanche cattolica un po' esagerata, anzi, esagerata senza po'. Solo così lo vede, no, niente di più, cioè qualcosa. No, niente di più, cioè, non mi sembra che ci sia chissà quale scontro dottrinale.